Grazie e benvenuti. Oggi la storia mette un punto dopo il quale non dovremo più fare retromarcia. Sono particolarmente lieta di accogliere in Italia i ministri che si occupano di inclusione e si occupano di persone. Il Canada, la Francia, gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra, la Germania, il Giappone, il commissario straordinario dell'Unione Europea, i ministri del Kenya, della Tunisia, del Sudafrica e del Vietnam, i presidenti dell'European Disability Forum e dell'International Disability Alliance e i nostri rappresentanti delle federazioni, FUND e FISH, che siedono nell'Osservatorio Nazionale sui diritti delle persone con disabilità. A noi non piacciono le cose facili, perché per arrivare a ottenere risultati importanti serve impegno, dedizione, cuore e coraggio. E oggi ad Assisi insieme stiamo iniziando proprio una nuova sfida. L'abbiamo fatta per raggiungere la città di Assisi, che è meravigliosa, ma abbiamo messo in campo anche un meraviglioso parterre, un meraviglioso gruppo di associazioni, di volontari, di persone che si sono date una mano e che hanno reso possibile a tutti raggiungere Assisi. E questo è straordinario, non pensavo che saremmo stati davvero così tanti. Cari ministri, con noi in piazza ci sono le persone con disabilità, le famiglie, le associazioni, gli enti del terzo settore, perché solo uniti, mondo delle istituzioni, mondo del terzo settore e mondo privato, possiamo fare di più e meglio. Questa è la sfida per il futuro. Questa mattina, mentre giravo tra i bellissimi stand che spero abbiate tutti l'opportunità di visitare qui sopra in via San Francesco, mi sono fermata per fare una foto, ma ero molto in ritardo e qualcuno del mio staff mi ha detto: dobbiamo muoverci perché poi arrivano i ministri. E c'era una persona vicino e io ho detto: dobbiamo muoverci, io devo correre, se no mi portano via. E lei mi ha detto: no, io ti prendo la mano, tu stai qui e andiamo insieme, ti accompagniamo, ti accompagneremo sempre. E io credo che questo sia il senso di tutto, l'incoraggiamento, il supporto e il sostegno reciproco, solo perché insieme possiamo andare lontano e soprattutto senza lasciare indietro nessuno. Questo è quello che deve accadere a noi. Abbiamo ancora tanta strada da compiere, ma insieme, in ognuno dei nostri paesi, con l'impegno anche della Carta di Solfagnano, tracceremo la strada giusta per lavorare, per i diritti di tutti, alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica dei nostri paesi. La vita di ogni persona è fatta di benessere e di salute, sicuramente, ma ognuno di noi ha bisogno di tanto altro.